Buongiorno a tutti e bentornati a Fuori Menù Christmas Edition. Per questa puntata vi svelo subito la ricetta perché è facile, veloce, gustosa, ma soprattutto carina perché esteticamente uscirà fuori una cosa super natalizia. Allora, impareremo queste palline di pasta sfoglia, le palline di Natale, e quindi vi serviranno una o due sfoglie senza glutine, provola, pancetta a cubetti, pomodoro, quindi salsa di pomodoro, un uovo, dei semi di sesamo, papavero, insomma, quello che vi piace. Allora, partiamo subito con aprire la nostra sfoglia. Bene, bene. Allora, perfetto. Questa è la sfoglia. Coppa pasta e tagliamo i nostri tondini. Così. Cercate ovviamente di sfruttare al massimo la vostra sfoglia, così da non avere troppi residui. Allora, questa comunque è una ricetta che si può fare come antipasto, come aperitivo, perché comunque è sfiziosa, è facile, cioè nel senso comunque è un finger food molto molto carino, perché poi vedrete l'effetto finale di queste palline e poi comunque i bambini, se li mettete a fare queste cose, adorano. È molto facile, quindi ci mettete pure molto poco a farlo. I passaggi sono pochi e quindi è anche replicabile last minute. Vediamo se lo centro, sì. Ho quasi finito, eh. Perfetto, ultimo e ok. Allora, adesso intanto levo questa, che comunque è riutilizzabile, perché poi se la amalgamate e la stendete, comunque riesce fuori un altro bel po' di sfoglia, cioè se voi andate comunque a lavorarla, avete ancora un panettino di sfoglia da poter utilizzare. Allora, adesso vi faccio vedere. Li sistemiamo così vedete meglio i passaggi, che come vi ho già detto sono pochi ma essenziali. Allora, tagliamo qualche cubettino di provola. Questa poi è affumicata, io adoro tutto quello che è tipo mozzarella affumicata, pancetta, tutto. Qualsiasi cosa che è affumicato io adoro. Mi piacciono comunque i gusti forti, saporiti, decisi. Allora, faccio vedere. Fondiamo anche il nostro pomodoro. Olio e sale. E tra le altre cose potete mettere anche un po' di origano o qualche foglia di basilico. Allora, facciamo così. A appiattiamo un pochino il bordo. All'interno mettiamo un po' di speck, un pezzettino di
provola affumicata. Prendiamo l'altra parte. Con una forchetta, ovviamente, ci dobbiamo ricordare di bucherellare leggermente. E la chiudiamo. Uniamo le nostre estremità semplicemente con le mani, come se fossero tipo dei ravioli. Se volete potete anche aiutarvi con un po' di acqua. Che andrete più facilmente ad unire le vostre estremità. Quindi il bordino. Così. Una volta ovviamente chiuso tutto il vostro, chiamiamolo così, raviolino, lo andiamo a posizionare all'interno di un classico, come si chiama, pirottino per i muffin. Ora vi faccio vedere uno al pomodoro, quindi mettiamo un po' di pomodoro, un pezzettino di provola, bucherelliamo un pochino la nostra sfoglia e poi, sempre con un po' di acqua, andiamo a chiudere le estremità. Perfetto. Ovviamente c'è anche un'altra tecnica. Potreste prendere direttamente, perché quella senza glutine è sempre tonda, io non l'ho mai trovata rettangolare, ma se avete la sfoglia rettangolare potreste direttamente fare le vostre, i vostri piccoli nidi di, che ne so, pomodoro e provola o provola e speck, pancetta, quello che volete, posizionate sopra il secondo strato di sfoglia e poi andate a tagliare con coltello e le andate a chiudere così, a pallina proprio, ma comunque verrà una pallina. Allunghiamo un pochino queste estremità. Poi se non vi piace per esempio la pasta sfoglia, lo potete fare anche con la pasta per pizza. Quindi mettete, prendete la sfoglia o la create, perché comunque ci vuole poco se la sapete fare, e fate l'impasto per la pizza. Lo stendete fino e cercate appunto di fare delle palline. Perfetto, ne faccio ancora un paio ovviamente perché voglio fare tutta questa fila, riempirla e poi vi faccio vedere quello che esce fuori una volta cotti, quindi abbiate un po' di pazienza, riesco a farli tutti. Allora, bucherelliamo, provola, un po' di sugo, chiudiamo usando sempre un po' di acqua nei bordi. Perfetto. Vabbè, facciamo una cosa. Io li continuo
E appena ho finito tutta la mia, perché me ne mancano 3, 7, ci rivediamo e vi faccio vedere i successivi passaggi. A tra poco. Allora, ecco qui adesso l'ultimo per finire. Vediamo bene. Così non fuoriesce ovviamente tutta la nostra farcia golosissima. Ok. Lo vado a mettere qui. Adesso andiamo a spennellare con l'uovo. Ovviamente solo il giallo. Quindi ci serve solo il tuorlo. Ok. Allora. Questo lo metto qui. Perfetto. Lo sbattiamo. Ok. Ok, pennello. Spennelliamo e ci mettiamo i semi di papavero sopra. Ops. Se volete potete anche alternare, magari quelli fatti con il pomodoro mettete i semi di papavero e quelli fatti con magari speck e provola ci mettete i semi di sesamo, comunque o li fate tutti uguali, insomma viene comunque carino. Ok, adesso mettiamo i nostri semi di papavero. Ok. Ci siamo. Adesso vanno in forno 180 gradi, forno statico, più o meno tra i 10-15 minuti. Ovviamente controllateli perché cambia di forno in forno e non vogliamo che la nostra sfoglia diventi troppo dura e secca. Sono pronti i nostri, anzi le nostre palline. Quindi apriamo il forno e tiriamo fuori.
Eccoci qua. Allora, spegniamo tutto. Prendiamo già subito, subito un piatto. Così che vi faccio vedere come impiattare. Intanto li togliamo da qua perché si devono freddare. Questo è giusto, giusto il colorito che volevamo, perché se no dopo diventano troppo secche, troppo croccanti, troppo scure e non ci piacciono. Allora, togliamo tutte. Ok, questo lo andiamo a mettere qui, così si fredda. Ora vi faccio vedere quello che c'è da fare. È molto semplice. Ne dobbiamo estrarre dalla carta alcune. Si sono un po' aperte, vabbè. Allora, facciamo così, questa la mettiamo qua. Piano piano li andiamo a disporre. Sul vostro piatto. Sono ancora un po' caldi. Sto cercando di alternare uno al pomodoro e uno con lo speck. Ecco qui. Allora, leviamo tutto questo. Bene. Se vedete, ho cercato di dargli la forma di un albero di Natale. Così. Allora, se poi avete anche un nastrino, un fiocchetto, qualcosa, lo potete mettere pure qui sotto nella parte finale, così che si capisce che questo è il nostro tronco e questa è la nostra punta dell'albero. Poi ovviamente potete anche fare con l'ultima, anziché una pallina, con la formina da stella, potete fare la stella, così che l'ultima viene proprio la punta con la stella, anziché tonda. Però, insomma, con pochissimi ingredienti e un po' di creatività sono riuscita comunque a ricreare un carinissimo albero di Natale fatto da tutte palline di pasta sfoglia. E come vi avevo già detto prima, potete anche alternare i vostri semi, potete usare semi di zucca, semi di papavero, semi di sesamo, così che viene anche variegato ed è anche carino. Allora, io non metterei nulla sopra perché appunto non essendo una cosa dolce, non dovete mettere lo zucchero a velo. Però intanto ve lo faccio girare.
Lo so, è bellissimo. E allora, in teoria, lo dovrei assaggiare, ma sono bollenti e probabilmente mi andrei ad ustionare la lingua. Quindi, allora, così forse, ecco, ancora meglio. Potrebbe dare ancora di più l'idea. Poi più ne fate, più ovviamente viene ancora di più, perché più grande viene, più si vede che la forma è quella dell'albero. Io penso di avervi dato tutti i consigli, le alternative. Penso insomma che questo è quanto. Niente, non vi basta che servirlo per antipasto, come aperitivo, nel mentre che avrete i vostri ospiti durante questi tanti appuntamenti, queste feste natalizie, perché comunque non si finisce mai, c'è sempre amici, parenti, cioè viene chiunque a trovarvi, quindi questa cosa è una roba che letteralmente in una mezz'oretta riuscite tranquillamente a fare e servire o caldi, non proprio bollenti, o comunque anche un po' tiepidi, sicuramente. Hanno il suo perché, perché comunque sono veramente buoni, ve l'assicuro. Noi ci vediamo domani con una nuova ricetta, sempre qui a Fuori Menù. E voi sapete che ogni tanto sono sola, ogni tanto c'è un ospite, ma a queste feste di Natale ci sono tanti amici e anche parenti che mi stanno venendo a trovare. E quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati per poter seguire alla lettera tutte le ricette natalizie che vi posso dare insieme ai miei amici. Mi raccomando, sempre 1-2-2 a mezzogiorno, sempre qui a Fuori Menù. E ovviamente rifateli, taggatemi su Instagram, che mi fa tantissimo piacere. Un bacio a tutti e buone feste!